Chi ci abbiamo quindi come presenti? Vogliamo consigliare di dire. Allora, vediamo per creare. Silvana Lazzarino. Okay. Abbiamo un premio per Silvana Lazzarino. Lasciamo a me l'artista, io mi sono occupata solamente diciamo della grafica, come sempre faccio, della testata, i nomi artistici. Sono stati preziositi appunto, esatto. dalla grafica, dalle arti grafiche di Milena Grazzarini. Ah, sì, sì. Questi possiamo dare allora? Possiamo dare. Io sono onorata di aver dipinto per tutti questi artisti, cultori, giornalisti, questi dipinti da me, insomma. Mi sono stancata, devo dire, perché sono 45 dipinti e quindi vabbè, sono fiera perché vale questo premio internazionale. Ne abbiamo parlato, abbiamo detto quanti premiati ci sono, quanti partecipanti, 250 di tutto il mondo per arti grafiche. E poi non so elencarlo, quindi perché veramente c'è una certa, quindi c'è tutta una gamma di premiazione di questi premi. Allora vogliamo premiare la giornalista Silvana Lazzarino per il primo posto per il giornalismo. Per il giornalismo, quinto posto per il giornalismo e anche primo posto, ci sono due premi. Ora non so la differenza del nome dell'altro. Dottor Mancini, la vuole dire lei? Qual è la differenza tra il quinto e il primo? Non lo so. Allora io lo so. Allora io lo so. Non dice Bruno Mancini, l'organizzatore. Perché lei ha partecipato a un primo e il quinto premio. Ah ecco, ma se è distinto qualcosa di particolare. Giornalismo. Ah ecco, due articoli. Due articoli così, va bene. Sono anche presenti qui nel nell'antologia, ecco, sono presenti. E dovremo vedere quali sono, giusto? Va bene, va bene. Volevo dire, la ringrazio tanto perché questa giornalista anche fa parte della giuria, non so, dell'anno scorso ha fatto parte. Sì, non quest'anno, l'anno scorso nelle arti grafiche. Ci sono delle persone, i miei parenti sono venuti, allora non sanno il quadro che ha vinto l'anno scorso è questo qui. Ecco, se lo vedete è questo. Ecco, vedete? Ecco, questo è il quadro del primo premio dell'anno scorso. Quindi tu hai vinto con quale articolo? Allora, quello su Patrizia Canavola, che è una pittrice internazionale, un'attrice che vive in Brianza e ha esposto non solo in Italia, anche all'estero. Lei ha avuto modo di conoscerla a Roma. Già. Il premio scappotto, dai scappotto è freddo. Parlo di lei, Patrizia Canola è a Brianza, ha girato molto con la famiglia da giovane, da bambina, e quindi ha conosciuto subito la grandezza dei nostri artisti del Rinascimento venendo a Roma. È stata anche a Firenze e questa passione per l'arte che aveva già cominciato a sviluppare nei primi anni delle classi elementari poi l'ha portata agli studi effettivi all'Accademia e nel tempo è diventata un'artista di grande spessore e comunicatività. E la sua culla di ispirazione, i suoi luoghi dalle prescelti appunto è la Brianza, dove lei poi alla fine è riuscita a crearsi una famiglia e a vivere, sono questi luoghi di grande respiro a livello paesaggistico, dove ci sono colline ma anche montagne, quindi il paesaggio per lei è il suo primo punto di riferimento, la natura in realtà e il paesaggio. E poi quindi lei è stata definita artista macchiaiola, impressionista macchiaiola, perché ha questo tocco leggero ma anche questa attenzione forte alla realtà che lei rappresenta. E nei suoi quadri quindi soprattutto paesaggi, la natura, ma ultimamente sta esplorando una nuova figurazione, che è quella che si sta orientando verso una pittura meno figurativa, che si orienta verso una nuova corrente, più che corrente è un pensiero che la
professoressa Giulia Sillato ha coniato con questa frase, metaformismo, cioè una nuova, non è proprio una corrente, è un orientamento che hanno alcuni pittori, artisti fra cui è rientrata lei. E infatti è in corso una sua mostra alla Casa del Mantegna, Mantova, dove sono presenti diversi suoi dipinti che si concentrano su questo stile nuovo. Non è il paesaggio, ma è una pittura che non è proprio astratta, va oltre la forma. E le sue pitture, i suoi dipinti, soprattutto legati al paesaggio, sono stati per me punto di ispirazione, ma non solo quelli di Patrizia, anche i dipinti di Mirella Petrarca sono stati punto di spunto di ispirazione, tra cui questa, le due muse ispiratrici, sì, sono state veramente punto di ispirazione per alcune mie poi poesie. La zia Bettina pure, e la zia Bettina sì, sicuramente sarà. E quindi per me l'arte è un hobby, una passione, è un modo per trarre anche motivo per scrivere. E soprattutto ecco, questo articolo che ho presentato al concorso legato all'arte di Patrizia Canora, in particolare citando anche una mostra che lei ha tenuto a Ischia insieme a Bruno Mancini, abbiamo organizzato 2 anni e mezzo fa a Ischia una mostra al Museo del Mare, e dove Canola, Patrizia Canola, ha portato diversi suoi quadri legati al mare, quindi alla marina, le diverse marine. Sì, sì, stavo parlando proprio di questo, al Museo del Mare di Ischia è esposto questi dipinti. E quindi sono contenta, ecco, che questo articolo sia stato apprezzato e valorizzato grazie alla giuria, a Bruno Mancini, ai giurati e a chi mi ha votato, perché c'era anche una votazione online e quindi anche quella ha contribuito al punteggio della classifica. E questo, ecco, è l'articolo dedicato a lei. Ecco, questo è il quinto, questo è il primo. Esatto. Allora, grazie. Grazie. Bella la sposa così. Ore e ore. No, aspetta, dopo la vita, è sempre così. Calma. In ordine. Volevo ringraziare Caterina, Giusta D'Auro, complimenti, Maria Piaciaghi, grazie infinite. Bruno Mancini, grazie. Dalila, complimenti, sì, veramente. Rappresentante dell'Algeria. Sì. Grazie mille per questa occasione. Grazie a te. Brava. Allora, un applauso.